Ma lo sapete che ci manca pochissimo al Natale? Chi fa un lavoro come il nostro, il Natale è praticamente alle porte e quindi dobbiamo proporre ai clienti qualcosa di un po' diverso dal solito. Vi farò vedere come personalizzare le palline natalizie con la vostra macchina X-Tool. Sono qui davanti alla mia X-Tool M1, quindi vado ad aprirla, ecco qua. E la prima cosa che voglio mostrarvi è questo: ciò che vi servirà è l'R2, ovvero l'accessorio rotante di X-Tool. Allora, montato così com'è, con il mandrino, vedete che è questo accessorio. Normalmente si utilizza per fare borracce o cose di questo genere, ma noi in realtà andremo a sganciarlo, quindi utilizzerò questo chiamiamolo a cacciavite, ma non è un vero e proprio cacciavite, vedete com'è fatto qui davanti. E questo ci servirà per andare a, come vi dicevo, sganciare questa parte, quindi questi tre pezzettini, e mantenere solo la parte di sotto. Quindi dobbiamo semplicemente svitarla in questo modo qua. Svitiamo prima una, ecco, adesso ho tolto la prima, andiamo adesso, che è questa, andiamo adesso a togliere tutte le altre. Una volta smontato si presenta in questo modo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere questi accessori che sono sempre inclusi nel vostro R2 e dobbiamo andarli a vitare. Allora, cominciamo con il primo. Quello che voglio ricordarvi è che ovviamente dovete avvitarle a seconda di quanto è grande la vostra pallina, ma principalmente dovete stare attenti a inserirle tutti, quindi tutti e tre, nella stessa distanza dal centro. Inseriamoli semplicemente in questo modo, quindi come vi dicevo dovete semplicemente avvitare. Quindi avvitiamo il primo e poi facciamo la stessa cosa anche con gli altri. Ora, come potete notare, è pronto, quindi ne ho inseriti tutti e tre. Dobbiamo semplicemente prendere la nostra sfera natalizia. La mia è in vetro, quindi andiamo a staccarla in questo modo qui. Quindi la parte, diciamo, superiore la stacchiamo e andiamo praticamente a incastrarla. Ora, una cosa importante che ci tengo a farvi vedere è che nell'R2 c'è questa rotellina. Se voi la girate verso l'esterno in questo modo, vedete che si allargano. Se girate verso l'interno si stringono. Quindi voi dovete andare a inserire la pallina e se è troppo larga, ovviamente girate verso l'interno fino a quando non vedete che è ben bloccata. Chiaramente durante l'incisione deve essere fermissima. Ora va posizionato così all'interno della macchina. Io sto utilizzando il letto anidrodate. L'attacco, che è questo dell'R2, sapete già come funziona perché l'avete visto comunque in un video dedicato. A questo punto andiamo a vedere a livello software come si fa tutta l'impostazione. Prima però vorrei farvi vedere ancora un'ultima cosa che in realtà ho fatto vedere in altri video, però magari ve la mostro anche in questo caso, che è una caratteristica di quando si utilizza l'R2. Allora, vedete che qua il raggio laser si trova al centro della pallina, in pratica nella parte più alta dell'oggetto. Quindi, come potete notare, io l'ho messo qua, cioè se io lo vado a spostare, vedete che non è più nella parte alta dell'oggetto, quindi lo dovete mettere in pratica al centro, ma l'importante è che si trovi nel punto più alto a seconda dell'oggetto che state utilizzando, altrimenti l'incisione non verrà bene. Ora spegniamo un attimo la macchina e a questo punto, appunto, io lo vado a spegnere dalla parte dietro. Ora, una volta che la macchina è spenta, andiamo a prendere questo righellino che avete anche qua già visto. Se avete il letto anidrodate, avete anche quello proprio di X-Tool. Questo l'abbiamo fatto insieme nel tutorial relativo all'incisione dei jeans. Quindi andiamo a spostare il modulo in questo modo e posizioniamo qua sopra il righello, cioè in pratica il righello va posizionato sopra la sfera natalizia. Ora controlliamo quale misurazione segna e andremo poi a riportarla a livello software. Quindi la misurazione la dovete vedere qui, in pratica nella riga alta del modulo laser.
Siamo qui su Creative Space, abbiamo appunto già inserito la nostra pallina, anche se come potete vedere adesso all'interno non si vede benissimo, ma vi faccio vedere tutti i passaggi che sono essenziali a questo punto, quindi quando andiamo a incidere una sfera. Prima di tutto andiamo a far clic qua su lavorazione piastra base e dobbiamo mettere mandrino, mi raccomando non sbagliate, non mettete rullo ma mandrino. Quindi vedete che già a questo punto cambia la visualizzazione. Allora vi dico subito che c'è poca luce in questo momento dove è collocata la mia macchina, quindi non si vede benissimo, ma comunque ingrandendo poi piano piano riusciremo forse a vedere qualcosa. Intanto mettiamo come diametro, allora la pallina che sto utilizzando ha un diametro di 8 centimetri, quindi vado a mettere 80 perché è espresso in millimetri. La distanza che abbiamo misurato con il righello è risultata 15, quindi mettiamo appunto 15. Ora ingrandiamo bene con la manina, quindi quando andate a selezionare la manina potete spostare in modo da poter vedere meglio la vostra tela. Quindi qua abbiamo la pallina, qua si vede il diciamo il mandrino. E a questo punto andiamo a spostare questa riga. Allora, questa riga va spostata fino al margine della pallina. Spero riusciate a vederla bene, più che altro perché, come vi ho detto, io in questo momento ho questo problema. Voi dovreste, se avete un po' di luce dove è collegata la vostra macchina, dovreste vederla un po' meglio. Ora a questo punto cosa faccio? Vado a inserire un'immagine, quindi vado a far clic qua su questo pulsantino e vado a selezionare un SVG dove c'è appunto la scritta. Ora diminuiamo un attimo perché vediamo dove è andato a inserire il nostro file SVG, eccolo qua, e qua sopra, e spostiamolo in basso, quindi ingrandiamo nuovamente così anche voi riuscite a vedere bene. Prima di tutto, la cosa che probabilmente avete già notato, ma vi faccio vedere, è che dovete ruotare, quindi posizionate il mouse qua su questa rotellina e fate così in modo da fare una rotazione perfetta. Guardate anche qua sopra che ci sia scritto appunto 180 gradi. Adesso mi riscrive 0 perché ovviamente ho chiuso, diciamo, la modalità rotazione. Ora riduco ancora un po', poi vedete voi se volete farlo più piccola, se volete farlo più grande. Come potete notare, io posso farla ancora un pochino più grande. Poi considerate che il mandrino gira, quindi ruota, per cui si può fare anche più grande, cioè non potete farlo più grande qui in altezza, ma in larghezza potete farlo anche un pelino più grande. Ora a questo punto dovete semplicemente selezionare qua, dovremo mettere l'incisione. Io vi faccio vedere i parametri che utilizzo io con la mia M1. Allora ho un preset pronto che ho configurato io, la potenza ho messo 100, la velocità 130 e linee per centimetro 300. Vi ricordo che le linee per centimetro sono importanti, nel senso che viene più o meno scuro a seconda della quantità di linee per centimetro, o per meglio dire più o meno definito a seconda delle linee per centimetro che avete impostato. Quindi massimo in questo caso possiamo andare a 300. Ora andiamo a fare clic qua su inquadratura, in modo tale da vedere se è corretto, cioè se il laser si muove correttamente. Mi raccomando, attaccate l'RA2 perché se attaccato vedrete che anche durante la fase di inquadratura la pallina, la vostra sfera, girerà. Per avviare l'inquadratura, come sempre, premete sul pulsante di avvio della macchina e adesso, come potete notare, si muove il modulo laser, spero che riusciate a vederlo, e dovete solo controllare che l'area che verrà incisa sia proprio quella che desiderate. Una volta terminata l'inquadratura fate clic qua su inquadratura completata. Ora andiamo a fare clic su andare esegui lavorazione ed ecco qua, vedete che questa è l'anteprima, dovete vederla in questo modo. Attenzione, se la vedete con tante righette qua evidentemente c'è qualcosa che non va, quindi controllate
impiegherà circa una decina di minuti, in realtà anche un po' meno. Qua possiamo vedere l'anteprima di come verrà inciso il tutto. Quindi facciamo solo più clic qua sul pulsante avvia per andare a far partire la macchina. A questo punto partiamo con l'incisione, quindi premiamo sul tasto di avvio e come potete notare adesso il modulo si sposta per andare appunto a iniziare l'incisione. Apriamo la macchina, quindi andiamo a vedere com'è il risultato. Allora, già si intravede qualcosa, vi ricordo che dovete di nuovo girare questa piccola rotellina che si trova qua dietro in modo da allargare e far uscire la pallina correttamente. Eccola qua, vi faccio vedere una più o meno come è venuta, e adesso dobbiamo dargli solo una piccola pulita per vedere quale sarà esattamente il risultato finale. Una volta pronta e pulita dovete solo più reinserire l'attacco qui in alto ed eccolo qua, guardate quanto è carina questa pallina. Io adesso ovviamente ho fatto una scritta normalissima, potete mettere, non so, una frase, una dedica, un nome, insomma qualsiasi cosa possa piacere alle persone che vi richiedono le palline di Natale personalizzate. Spero che il tutorial vi sia stato utile, come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube My Cricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsicricut e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania del Principe.